Dopo 2 anni di occupazione abusiva, sgomberati definitivamente alcuni immobili demaniali nel Sasso Barisano di Matera. Una situazione a alto rischio sociale. Beatrice Volpe. Si trovano nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio i 4 immigrati irregolari che occupavano alcuni alloggi di proprietà demaniale nel Sasso Barisano di Matera. Verranno espulsi dall'Italia. Uno di loro era in possesso di 2,5 grammi di eroina, consegnata spontaneamente ed è stato segnalato al prefetto, quindi riceverà una sanzione amministrativa. Dopo 2 anni una complessa operazione che ha coinvolto vari corpi delle forze dell'ordine sulla base delle direttive del prefetto ha consentito di liberare gli immobili che avrebbero dovuto ospitare le botteghe dei migliori artigiani della regione. Una situazione potenzialmente a rischio sociale di ordine pubblico in una delle zone più frequentate dai turisti. Lo sgombero, cominciato ieri prima dell'alba e concluso questa mattina, è stato effettuato senza incidenti, anche se non sono mancati momenti di tensione. Al momento sono 7 le persone che devono rispondere di occupazione abusiva.